Allora, con oggi terminiamo quindi la parte dei convertitori CVC, facciamo l'ultimo schema, che in realtà l'altra volta non avevamo fatto il tempo a vedere, l'altra volta abbiamo visto il ponte ad H. Il ponte ad H, se ricordate, è un convertitore DC-DC a quattro quadranti, quindi di fatto vedremo può essere tranquillamente utilizzato anche come convertitore DC-AC. Che lavorando in quattro quadranti mi consente di generare anche forme d'onda di tipo alternativo. Ma prima di passare alla parte dei convertitori continua alternata, vi volevo far vedere questo schema che in realtà è un po' anche la sintesi fra le tipologie di convertitori che abbiamo fatto finora e che risponde a un'esigenza che non è poi un'esigenza molto limitata nell'ambito delle applicazioni, cioè quella di garantire un convertitore, di realizzare un convertitore che vi garantisca la regolazione della tensione sia per valori più bassi che per valori più alti rispetto alla tensione d'ingresso. Quello che abbiamo visto era il convertitore step down, che se vi ricordate era un convertitore che mi consentiva, partendo da una tensione di alimentazione d'ingresso, di modulare e avere una tensione media in uscita regolabile da 0 al valore della tensione d'ingresso. Il convertitore step up invece era un convertitore che mi consentiva di avere in uscita una tensione maggiore o uguale della tensione d'ingresso. Questo significa che per applicazioni in cui sono abbastanza certo di quella che è la tensione fra ingresso e uscita, e quindi c'è un'esigenza di regolazione che non preveda un intervallo molto ampio, posso utilizzare quelle soluzioni che sono sicuramente più semplici. Ma quando invece voglio avere la possibilità di regolare la tensione da 0 a valori superiori a quelli della tensione d'ingresso, devo utilizzare una combinazione o comunque un altro schema. Lo schema che normalmente si utilizza è questo, il cosiddetto convertitore buck boost converter. Buck boost converter, che è una combinazione fra le due tipologie di convertitore. Come vedete, è presente sicuramente l'induttanza, è presente l'interruttore diodo ed è ovviamente il tutto collegato a un carico attraverso una capacità. Qual è il principio? Il principio è quello di utilizzare l'induttanza per avere una sorta di disaccoppiamento fra ingresso e uscita. Cioè l'induttanza in questo caso è quella che mi garantisce questo grado di libertà tra l'ingresso e l'uscita, quindi di separazione tra ingresso e uscita. Perché nelle modalità operative, che sono ovviamente due, cioè interruttore chiuso e interruttore aperto, essendo presente un solo interruttore, le configurazioni a cui posso fare riferimento sono solo due. Essendo quindi due le possibilità che posso avere con il controllo di questo interruttore, in sostanza, cosa faccio? Faccio in modo che in una fase operativa arrivi a caricare l'induttanza, questa induttanza di disaccoppiamento tra ingresso e uscita, e in un'altra fase operativa l'energia che ho immagazzinato la trasferisco al carico. In questo modo, avendo separato fisicamente, elettricamente, queste due condizioni operative, riesco ad avere il pieno controllo della tensione che c'è in uscita del convertitore. Mentre se vi ricordate nell'altro caso avevo un'induttanza, uno step up, avevo un'induttanza in serie e quindi comunque mi legava il valore della tensione in uscita e in ingresso proprio alla caduta di tensione sull'induttanza. Invece in questo caso la metto in parallelo e quindi opera un vero e proprio disaccoppiamento fra i due sistemi, fra i due circuiti, in funzione di quello che è lo stato di apertura o chiusura dell'interruttore. Allora, facendo riferimento quindi a questo schema, se ipotizzo che l'interruttore sia chiuso, ho questi due circuiti. Vedete? Ho un circuito di ingresso dove l'alimentazione è direttamente collegata all'induttanza e quindi è simile a quello che avevo nel convertitore tipo step up. Ricordate, quando chiudevo l'interruttore, in quel caso l'interruttore era posizionato qui. Chiudevo l'interruttore e mettevo l'induttanza in serie alla tensione di alimentazione. In questo modo carico l'induttanza di energia. Va bene? Questo
quello che succede sul carico, che cos'è? È che il carico è sostenuto dalla tensione che mi garantisce quel condensatore. Quindi ogni volta che io disaccoppio i circuiti, vedete, è sempre presente un condensatore. Il condensatore, per essere anche grosso, mi deve garantire l'alimentazione del carico quando disaccoppio dal carico stesso l'alimentazione. Se non ci fosse questo condensatore, ovviamente il circuito non funzionerebbe. Quindi significa che c'è un condensatore anche di buona capacità che mi permette di compensare quando la tensione di alimentazione, quando ovviamente disaccoppio l'ingresso e l'uscita. Notate una cosa, in questo circuito vedete la tensione sul carico che è invertita. Perché è invertita? Perché poiché tutto è dato, è diciamo imposto dalla tensione in ingresso e dal circuito a cui è collegata questa tensione in ingresso, bisogna capire come girano le correnti per poi andare a valutare qual è la tensione che cade sul carico. Se ad esempio, riscriviamocelo qui, ho la mia tensione V con S di alimentazione, il mio carico, il mio interruttore, l'induttanza, questo è il primo circuito a cui faccio riferimento. Vedete, poi qui c'è un diodo che stranamente rispetto alle altre condizioni operative è messo in senso opposto. Perché questo diodo è messo in senso opposto? Se qui mettiamo la capacità e il carico, vediamo cosa succede. Quando l'interruttore è chiuso, ovviamente circola una corrente in questa direzione. Quindi la corrente I, che sarà pari proprio alla corrente I con L, è quella che si chiude in questa maglia. Lasciamo stare al momento quello che succede qui. Chiudo l'interruttore e sto mettendo in corto, diciamo, sto chiudendo sull'alimentazione questa induttanza, va bene? Quindi significa che l'equazione che mi regola questo circuito è V con S uguale a L de I con L su dt, va bene? Facciamo sempre riferimento all'induttanza, perché l'induttanza, abbiamo detto, quella che ci discrimina poi il funzionamento del convertitore. Quindi significa che nella fase di on ci sarà una corrente che circola in questa direzione, quindi ovviamente una Q con L, secondo questa relazione, che sarà verso l'alto, no? Perché sto chiudendo il cortocircuito, quindi significa che questa tensione si andrà a replicare esattamente sull'induttanza. Quando apro questo interruttore, che cosa succede? Abbiamo detto che l'induttanza è un parametro, diciamo un componente passivo che si oppone a tutte le variazioni di corrente. Ricordate, la capacità si oppone alle variazioni di tensione, l'induttanza si oppone alle variazioni repentine di corrente. Quindi significa che nel momento in cui io apro questo interruttore, la corrente continuerà a circolare in questa direzione, non si può invertire, la tensione si può invertire, perché in realtà dipende dalla derivata della corrente nel tempo. Quindi significa che in una fase operativa, ad esempio, la corrente può crescere, quindi la derivata della corrente è positiva, e mi trovo perfettamente il verso della V con L concorde con la V con S. Nel momento in cui vado ad aprire questo interruttore, cosa succede? La corrente qui deve continuare a circolare in questa direzione, che era il verso della che aveva la corrente prima del cambio di stato dell'interruttore. E quindi dove si va a richiudere la corrente? Grazie alla presenza di questo diodo, e capite adesso perché ha quella direzione, la corrente si richiude su questa maglia. Vi trovate? Cioè il fatto che prima con l'interruttore chiuso ho una corrente che circola in questa maglia, apro l'interruttore, la stessa corrente deve essere garantita nell'induttanza perché non la posso interrompere, quella corrente, la corrente continua a circolare nell'induttanza e ovviamente si richiude in quest'altra maglia. Per cui quello che succede è che in quest'altro intervallo di tempo, vedete, è garantita la continuità, se questa è la I con L nel tempo, è garantita la continuità della corrente proprio per la presenza dell'induttanza,
ma la corrente circolerà in questa maglia e si può richiudere in questa maglia, perché c'è questo diodo che è appositamente messo in questa direzione. E questo diodo di libera circolazione, se non fosse messo in questa posizione, ovviamente mi creerebbe l'interruzione della corrente induttiva e quindi questo convertitore non funzionerebbe. Ma il fatto che nella fase di off, quindi questo è quello che succede con S1 in on, questo lo chiamiamo S1, nella fase di on, di off, quando apro questo interruttore c'è una corrente che viene forzata dall'induttanza stessa verso il carico, e poiché il verso della corrente è in questa direzione, il verso della tensione è questo, questo, quindi questo è V/C e questo è V/0. Cioè in un convertitore abbassatore-innalzatore fatto in questo modo, la prima cosa che noto è che la tensione sul carico ha una polarità opposta rispetto alla tensione di alimentazione. Va bene? Capito il principio? Bisogna seguire la corrente. Quindi immaginate di questo, dimenticarlo al momento. Chiudo l'interruttore, c'è una corrente che circola in senso orario dentro questa maglia, quindi a questa direzione dell'induttanza. La tensione dell'induttanza è positiva ed è proprio V con S. Va bene? E la corrente quindi è crescente. C'è una corrente dell'induttanza che è crescente. Nel momento in cui apro questo interruttore, questa corrente si andrà a richiudere in quest'altra maglia, perché polarizzo direttamente il diodo e faccio circolare una corrente in questa maglia. La corrente che circola in questa maglia mi crea una caduta ovviamente opposta su V con C, sulla capacità, e quindi ho una tensione sul carico che è negativa. Tensione sul carico negativa significa che V con L, in questo caso V con 0, è uguale a L di su dt, e ovviamente sarà di verso opposto. Quindi significa che si invertirà il segno della tensione. Invertire il segno della tensione non significa invertire il segno della corrente sull'induttanza, attenzione, perché la caduta di tensione sull'induttanza dipende dalla derivata della corrente. Derivata positiva, derivata negativa non significa corrente positiva e corrente negativa, eh? Stiamo parlando di pendenze. Pendenza positiva, tensione positiva. Pendenza negativa, tensione negativa. Va bene? Quindi significa che alla fine avrò una caduta sulla capacità che sarà in verso opposto rispetto a V con S, ma non ho problemi perché in realtà c'è questa induttanza che mi disaccoppia elettricamente la parte primaria e la parte secondaria e la presenza dell'interruttore stesso, e quindi ho una tensione opposta diretta in senso opposto. Però vediamo anche in questo caso la funzione di trasferimento. Qui vi ho riportato, lo trovate nelle slide, anche le varie correnti che circolano sia nella fase di on che nella fase di off nei due circuiti, sono esattamente quello che vi ho mostrato, quello sopra fase di on, quello sotto fase di off. Ma diciamo, a parte questo, poi ve lo andate a vedere, in realtà deriva proprio dai versi delle correnti, da quello che circola nella capacità, induttanza, eccetera. Però la cosa importante è capire, ok, un sistema del genere, un circuito del genere, che funzione di trasferimento ha? La funzione di trasferimento è il legame fra ingresso e uscita in funzione della mia variabile di controllo. La variabile di controllo qual è nei convertitori? K, duty cycle. Va bene, allora dobbiamo capire fra diciamo la tensione V con S e la tensione V con 0 qual è il legame in funzione del K, e facciamo esattamente ciò che abbiamo evidenziato nel caso del convertitore step down, nel caso del convertitore step up. Allora, nel caso di interruttore in conduzione abbiamo quindi che V con S è uguale a V con L uguale a L dei su dt. Facciamo l'ipotesi di linearità, potremmo risolverci l'equazione differenziale, ma alla fine non cambia molto, perché le costanti di tempo che abbiamo di tipo elettrico sono gli ordini di grandezza superiori rispetto ai tempi di modulazione. Ricordate l'ipotesi che abbiamo fatto all'inizio, che ci permette di dire che siamo nello stato lineare dell'evoluzione della corrente, altrimenti dovrei risolvere un'equazione differenziale del primo ordine e avrei un andamento del primo ordine.
Ipotizziamo l'andamento lineare, perché è bene che voi capiate il concetto, poi se voleste anche andare a risolvere questi differenziali lo potrei fare. Ma andiamo a ipotizzare l'andamento lineare. Se ipotizzo l'andamento lineare della corrente, quindi qua ho i 1, i 2 e i 3, che sono i valori che la corrente assume all'inizio, fra lo stato di conduzione e interdizione e alla fine dello stato di interdizione del diodo. Quindi significa che questa equazione la posso scrivere L per I con 2 meno I con 1 diviso il delta T. Il delta T di un T-cycle, vi ricordate, c'è una fase di on e una fase di off. La fase di on quant'è? K T con S. Ricordate, K di un T-cycle per T con S che è il tempo di modulazione. Quindi diviso K T con S. Nel caso di... nell'intervallo di apertura dell'interruttore ho V con 0 uguale, il segno non ce lo mettiamo, tanto il segno deve derivare dall'equazione, ipotizziamo un segno positivo per la tensione, perché dobbiamo sempre assumere lo stesso sistema di riferimento. V con 0 è uguale a L, perché in questo caso è la tensione, vedete, del carico che è ai capi dell'induttanza, quindi posso scrivere L D I su DT che è uguale a L per I3 meno I con 2 diviso il tempo della fase di off. Ricordate, se KT con S è l'intervallo di on, l'intervallo di off è 1 meno KT con S, quindi diviso 1 meno KT con S. Facciamo sempre la considerazione che sto lavorando a regime stazionario. Ricordate, che significa lavorare a regime stazionario? Che il valore medio è costante. Se il valore medio è costante, I con 1 è uguale a I con 3. Lo ricordate, queste devono essere uguali, queste due grandezze, altrimenti significa che la corrente sta mediamente crescendo o decrescendo. Nell'ipotesi di regime stazionario, e per questo tipo di grandezze l'ipotesi di regime stazionario sul valore medio, lo ripeto per l'ennesima volta, sicuramente avrò che I con 1 sarà uguale a I con 3, cioè il valore della corrente all'inizio del tempo di modulazione deve essere uguale al valore della corrente alla fine del tempo di modulazione. Questo è tutto il tempo di modulazione, questo qui è il T con S, questo è K T con S, questo è 1 meno K T con S, va bene? Allora, quindi posso sicuramente scrivere questa relazione come meno L per I2 meno I1 diviso 1 meno K T con S. Va bene? A questo punto, cancellando lo schema, tanto ce l'avete lì. Se indico con delta I proprio I con 2 meno I con 1, che rappresenta il salto, vedete, che fa la corrente, questo è il delta con I, è il ripple, la variazione della corrente nell'intervallo di modulazione, cosa posso scrivere? Posso scrivere V con S per la prima equazione che mi rappresenta l'equazione del circuito durante lo stato di conduzione dell'interruttore. È uguale a L delta con I su K T con S. Nella seconda equazione posso scrivere V con 0 uguale a meno L delta con I diviso 1 meno K T con S. E a questo punto, vedete, ho scritto le due equazioni che mi caratterizzano il circuito nella fase di conduzione e di interdizione di quell'interruttore. Poiché il salto della corrente nella fase di on è uguale al salto della corrente nella fase di off proprio per le condizioni di regime stazionario, questi due sono uguali. Ok? Quindi li posso eguagliare e posso ricavare il legame fra V con S, che è la tensione in ingresso, e V con 0, che è la tensione in uscita. È quello di cui ho bisogno. Per cui qui posso scrivere che delta I è uguale a V con S per K T con S
diviso L dalla prima equazione. Dalla seconda equazione posso scrivere che delta I è uguale a meno V con 0 per 1 meno K T con S diviso L. Eguaglio queste due grandezze e ricavo il legame fra V con S e V con 0. E quindi posso scrivere V con S K T con S diviso L è uguale a meno V con 0 1 meno K T con S diviso L. LL lo semplifico, T con S lo semplifico, l'equazione che ne deriva è V con 0, quindi la tensione in uscita verso il carico, è uguale a che cosa? A meno V con S. Vedete, mi trovo il fatto che la tensione viene ribaltata, proprio perché nella condizione operativa la corrente ha in quel verso che mi inverte la tensione sul carico. Quindi è uguale a meno V con S per K diviso 1 meno K. Questo è il legame fra ingresso e uscita, la funzione di trasferimento fra ingresso e uscita è questa qui, e da questa equazione riesco a capire come varia la V con 0 variando il K. Se andassimo a diagrammare l'andamento della V con 0 in funzione della V con S, avrei un andamento di questo tipo. Vedete? Parto da 0 perché per K uguale a 0 di fatto ho 0 come tensione in uscita, e poi man mano che aumenta il K, vedete, supero 1, meno 1 perché sto ribaltando comunque la tensione, per questo qui vedete una tensione negativa, però sono in grado di regolare la tensione in uscita da 0 in teoria a infinito per K che tende a 1. Però sapete bene che, come succede per il convertitore tipo step up, ci sono poi tutti i parametri parassiti che intervengono e quindi mi limitano il valore della corrente, della tensione sul carico a valori massimo 3-4 volte in valore assoluto la tensione in ingresso. Quindi vedete, questa funzione di trasferimento, qui c'è il grafico ideale, quel grafico reale sarebbe simile a quello che ho nel caso di convertitore step up, da questa equazione, da questa funzione riesco a capire che posso con questo circuito andare a controllare pienamente la tensione verso un carico da 0 a un valore massimo. Attenzione al segno, non è una cosa banale. Avere una tensione in uscita che ha una polarità inversa rispetto alla tensione in ingresso, dovete fare attenzione, perché se vi andate a immaginare i riferimenti, voi potreste prendere come riferimento il polo negativo per tutto il circuito, poi in realtà quel polo negativo è il polo positivo, tra virgolette, lato carico. Quindi attenzione, ho una tensione che è ribaltata in direzione inverso e che ha un modulo che è controllabile pienamente attraverso il K, l'indice di modulazione. Va bene? Non è che vi crea grossi problemi il fatto di avere una tensione ribaltata, perché basta che poi adeguate la polarità del carico alla tensione con cui state alimentando. Ma dovete fare attenzione ai riferimenti. Se state prendendo un riferimento verso massa, fate attenzione che il book boost vi inverte la tensione, quindi se avete un riferimento negativo da qualche parte, quello è il polo positivo verso il carico. Va bene? Quindi attenzione poi a non mettere insieme, l'errore che si può fare, dico ok, per me il meno è il riferimento a tutte le parti, lo aggancio a massa nel mio circuito, in realtà sto mettendo in cortocircuito due punti che hanno un potenziale completamente diverso. Fate sempre attenzione quando si parla di differenza di potenziale. Si parla di tensione, in realtà si parla di differenza di potenziale. Quindi differenza fra due punti a potenziale diverso. Va bene? Il valore, il potenziale assoluto lo vincolo solo, ad esempio, mettendo a terra. Quello è un valore di potenziale assoluto. Ma due valori che ho in ingresso e uscita da un circuito del genere,
Se io vado a dire ok, collego tutti meno, faccio una grande fesseria perché sto collegando due punti che in realtà sono a potenziale completamente diverso. Fate attenzione, i collegamenti verso massa sono le cose più delicate che si devono fare quando si realizza praticamente un circuito. Già è complicato quando ho un sistema di controllo e la parte di potenza. Voi avete cominciato a fare un minimo di circuitino di controllo e un minimo di circuito di potenza con i convertitori che avete realizzato fino adesso, e adesso la cosa si andrà a complicare perché dovrete realizzare sul microcontrollore tutta l'unità di controllo, quindi c'è un mondo di segnale e poi c'è una parte di potenza. Attenzione quando si vanno a mettere a riferimento i segnali, va bene? È una cosa da fare con molta accuratezza e soprattutto non sempre posso dire ok, meno, collego tutti meno allo stesso potenziale, tanto quello è meno, per me è riferimento. No, per una cosa del genere, un circuito del genere, faccio una fesseria enorme andare a collegare quei punti allo stesso potenziale, perché non hanno lo stesso potenziale. La tensione, leggere 100 volte in ingresso e 50 volte in uscita, non sto parlando di una tensione assoluta, sto parlando di una differenza di potenziale. Fate sempre attenzione, differenza di potenziale, differenza fra due punti che sono a potenziale diverso, ma non è detto che siano allo stesso riferimento assoluto, va bene? In alcuni casi, ad esempio, ho la necessità, l'esigenza di avere un potenziale flottante. Quando non ho la possibilità di vincolare tutto a una massa, ho il cosiddetto potenziale flottante, cioè posso avere due punti la cui differenza di potenziale è 50 volt, ma rispetto alla massa reale possono stare pure una a 1000 e una a 1050. Ok? La differenza di potenziale è sempre rispettata, ma il potenziale, poiché è flottante perché non l'ho bloccato a terra, può essere qualunque. Quindi se mi metto con un tester a misurare la differenza di potenziale fra la massa reale, quella che ho, lo zero, e quel valore di potenziale che ho in uscita, ad esempio da un convertitore, i valori possono essere completamente diversi. Questo è un qualcosa che mi differenzia molto dalla simulazione, perché in simulazione alla fine non ho grossi problemi a gestire i potenziali. Nel caso reale può capitare tranquillamente che vi troviate delle differenze di potenziale di pochi volt, ma che in realtà sono a un potenziale completamente diverso, anche centinaia di volt lontani dal potenziale di terra. Quello è pericoloso, perché se poi mettete le mani là c'è una grossa differenza di tensione a cui siete sottoposti, ma non è solo a livello di sicurezza, è anche a livello funzionale, perché se poi io collego qualche dispositivo fra quel potenziale, dico ok, quello è il mio riferimento, è il mio meno, ma quel meno io lo vedo da un'altra parte, se non sono allo stesso potenziale, distruggete tutto, va bene? Quindi attenzione, quando si va a valutare il potenziale di tutti i punti che sono all'interno di una rete, di un circuito, attenzione al riferimento, perché può anche darsi che ci sia una massa flottante, quindi non abbia vincolato un punto al potenziale di terra, quindi io vado a misurare una differenza di potenziale che è di pochi volt o qualche decina di volt, ma rispetto al riferimento reale, quello può stare in qualsiasi punto. Ok? Questo succede ogni volta che crea un disaccoppiamento fra l'alimentazione in ingresso, di solito l'alimentazione in ingresso io il potenziale lo fisso, se sia una rete elettrica, che sia un alimentatore, di solito io ho un punto fissato al potenziale di terra, ho bisogno che ci sia un punto fissato al potenziale di terra, proprio perché dovendo maneggiare lo devo mettere in sicurezza. Avete visto poi tutti i problemi sulle cabine, sul collegamento del nitro a terra, no? Avete fatto gli impianti elettrici. Quindi è una cosa che riguarda in larga scala l'impiantistica, in media piccola scala tutte le applicazioni. Quindi attenzione ai riferimenti, va bene? E soprattutto parlare di tensione è una cosa che ha senso fino a un certo punto. Si deve parlare di differenza di potenziale. Differenza di potenziale fra due punti, va bene? E quando parlate di differenza di potenziale fra due punti, attenzione sempre a quello che succede fra questi due punti e il riferimento reale, perché possono stare a valori a volte anche migliaia di volte di differenza. Quindi uno immagina che là ci stanno 5 volte, in realtà ci stanno 1000 e 1500 volte. Quindi se io ci vado a mettere mano, creo un qualsiasi contatto
franco con un'impedenza molto bassa con il riferimento reale ci faccio passare una corrente nuova. Ok? Questo più che suggerimento è una minaccia, state attenti perché ci si fa male. Però è ovvio che, ad esempio, noi per quale motivo lavoriamo partendo da piccole tensioni, da basse tensioni? Perché partendo da basse tensioni, anche se faccio qualche fesseria, chiudo in corto qualcosa, al massimo salta, si brucia qualche interruttore o interviene comunque una protezione del mio alimentatore, di solito li limitiamo, come avete visto, in corrente, e quindi se creo un cortocircuito strano da qualche parte, mi interviene l'alimentatore, mi fa il cicalino, si accende il LED CC, cortocircuito, e mi dice che ho messo in corto qualche cosa, quindi è un segnale di avvertimento che sto facendo qualche cosa. Però ripeto, attenzione, quando si mette mano sulla potenza dovete fare veramente molta attenzione alla tensione, alle differenze di potenziale. Detto ciò, passiamo ora, con questo abbiamo effettivamente chiuso tutta la parte di continua, e possiamo passare finalmente ai convertitori di CAC. Convertitori di CAC che rappresentano, ve lo accennavo in una delle lezioni introduttive, la stragrande maggioranza delle applicazioni che si trovano in ambito industriale, in ambito di trazione, non parliamo solo della trazione dei veicoli elettrici, parliamo di tutta la trazione ferroviaria. Attualmente trazione ferroviaria è fatta una parte con la linea DC di alimentazione e un convertitore DC a C che mi alimenta o motori asincroni, certamente sono motori asincroni adesso, prima erano motori in corrente continua, e quindi lì c'è un convertitore DC a C. C'è un convertitore DC a C quando entrate in una fabbrica e vedete qualcosa che si muove, nel 90% dei casi si muove grazie a motori asincroni e motori brushless. AC brushless, quindi significa che ci sarà da qualche parte un raddrizzatore AC DC, da qualche altra parte un inverter DC AC per alimento controllato che mi permette di andare a regolare velocità, coppia, posizione di quel motore. Quindi in tantissime applicazioni, fotovoltaico, pannello mi genera in DC, devo iniettare energia in AC, quello è un altro inverter. Okay, quindi tutti i convertitori che in ingresso hanno uno stadio DC e in uscita uno stadio AC regolabile vanno sotto il nome di convertitori DC AC, o meglio, diciamo, l'uso più industriale si parla di inverter, proprio perché invertono, permettono di invertire rispetto alla tensione continua, vi permettono di invertire la tensione sul carico e quindi creare una forma di tipo alternativo, va bene? Quindi sono importantissimi, riguardano, diciamo, considerate che delle applicazioni reali i DC a C ricoprono gran parte delle applicazioni per la bassa potenza, quindi quando sto parlando di qualche, fino a qualche centinaio di watt, di solito si parla, anche come motorizzazioni si preferisce utilizzare motori DC, con tutti i problemi che ne derivano, sapete, per spazio, eccetera, però in quel caso scomodare la tecnologia dell'asincrono, del brushless AC, del sincrono non ne vale la pena, e quindi per quel tipo di applicazioni si utilizza tutta la parte di DC. Per le altre applicazioni, le applicazioni più alta potenza, oggi un'azienda nuova, se andate a vedere aziende che hanno meno di 10 anni, tra l'80 e il 90% di tutte le motorizzazioni sono in AC, il resto sono in DC. Ci sono ancora applicazioni con motori in corrente continua, perché per alcune applicazioni ne vale ancora la pena, però ricoprono una fascia molto più ridotta. Le vecchie aziende, se voi andate in aziende che invece hanno tecnologie più obsolete, è il contrario. Trovate l'80% dei motori in DC e il 20% dei motori in AC. Questo è derivato dallo sviluppo tecnologico, non dei motori, cioè motori asincroni, ma
ci stanno da una vita. Prima i motori asincroni venivano utilizzati semplicemente per le applicazioni a velocità costante. Perché? Perché per regolare la velocità, la coppia di un motore asincrono, che devo fare? Devo andare a variare la frequenza e l'ampiezza della sinusoide. Quindi significa che non è che posso prendere l'alimentazione come faccio per il motore a corrente continua. Per un motore a corrente continua, come faccio a regolare la coppia o la velocità? Io basta che diminuisco la tensione, e la tensione io la posso diminuire pure con un reostato. Metto un bel reostato, vado a cambiare il valore della resistenza, cambio la caduta di tensione e quindi sul motore ottengo una tensione più piccola o una tensione più grande. Le vecchie motrici dei treni funzionavano con i reostati. C'era l'alimentazione in DC, 3000 volt, il motore veniva alimentato con una tensione regolabile con dei reostati, erano dei cassettoni enormi, perché il reostato è un sistema dissipativo di regolazione della velocità. Significa io per avere meno potenza sul carico le dissipo di più, okay? Quindi creo una caduta di tensione e la dissipo. Però in realtà, se ci pensate, io posso effettuare una regolazione di velocità, ad esempio di un motore a corrente continua, senza nessun convertitore. I trenini elettrici, mo forse non so se ci stanno ancora, no, il mio figlio ce l'ho comprato, ci stanno ancora. I trenini elettrici, le macchinette, le piste, hanno il pulsantino che a seconda di come lo premo a fondo o meno a fondo, cambiano la velocità del trenino della macchinuccia. Anche se la tecnologia si è sviluppata, ma nella maggioranza dei casi c'è un piccolo motorino DC a magneti permanenti sullo statore, perché io ovviamente ottimizzo i gomme, un piccolo motorino DC sulla macchinuccia, poi c'è un raddrizzatore, dentro quel pulsante ci sta un reostato lineare, è un potenziometro lineare che quando rilascio tutto mi dà la piena resistenza, addirittura rilasciandolo mi crea un circuito aperto. Man mano che lo premo, la resistenza, c'è una resistenza lineare, la resistenza si riduce, quindi significa che premendo quel pulsante diminuisco la caduta di tensione, aumento la tensione sul motorino, il motorino va più veloce, quindi premendo tutto va a piena tensione, rilasciando diminuisce la velocità. Quindi vedete, con un sistema molto banale, l'addetto di elettronica non c'è nulla, è semplicemente un, se lo smontate ci sta un reostato lineare, va bene? Una resistenza lineare, regolazione e variazione lineare, e quindi è molto semplice. E ci ho riportato in scala, ad esempio sulla trazione, quello che avveniva: il macchinista dei treni è un elettrotecnico, non è uno che semplicemente sa guidare bene, anche perché so guidare in colato, non è che devo avere particolari caratteristiche, doti di driver. L'importante è che sappia come, in funzione della regolazione delle manovre che faccio, come varia la velocità e la coppia del treno. Il macchinista elettrotecnico, appunto, sapeva che avendo un commutatore, cioè avevo un commutatore davanti dove c'erano dei banchi di resistenze che venivano inseriti o disinseriti in funzione di quella che era la velocità che volevo imporre al treno attraverso la motrice. E quindi girava questo manopolone, andava a collegare in serie più resistenze o ne scollegava per variare appunto la velocità. Metodo dissipativo. Resistenze messe sopra la motrice, perché generavano parecchio calore, e quindi sopra la motrice si dissipava calore, e questo era il metodo che mi consentiva di muovermi con i treni, perché altrimenti con un on-off, immaginate, insomma, sarebbe stato un po' difficile gestire un sistema di trasporto pubblico. Poi il passo successivo, i chopper. Si è cominciato a sviluppare un po' di più la tecnologia dell'elettronica. Il chopper, avete visto, è molto semplice, non è complicato. Quando faremo l'inverter, ci stanno 6 interruttori, 6 diodi, 6 driver, molto complessa come struttura. Il chopper ha un interruttore, quindi lo riesco a irrobustire come funzionamento. E quindi le motrici, faccio l'esempio, ma in realtà è un parallelo su tutta la tecnologia anche nelle industrie. I treni, perché è una cosa che probabilmente vivete più da vicino, le aziende forse ne avete visitate di meno.
E allora in quel caso si è sostituito al reostato, al manopolone che inseriva o disinseriva delle resistenze, si è sostituito un chopper. Quello che abbiamo visto, che era uno step down, perché io partivo da una tensione molto alta, che erano i 3000 volte della carenaria, e poi avevo una tensione regolabile più bassa sul motore. Addirittura poi veniva partizionata questa tensione su più motori, perché ovviamente avere una tensione di isolamento così alta significa, insomma, i motori potrebbero avere problemi proprio di isolamento. Il chopper ha consentito di eliminare il problema della dissipazione, perché anche se me ne frego del problema ecologico, dico, mi interessa, io l'energia la butto, la tengo a disposizione, non è che ho la batteria come sul veicolo elettrico e devo stare attento, no? Io c'ho una catenaria che mi dà sempre alimentazione, per cui se un po' la butto, un po' la uso, non è che mi interessa più di tanto. Quindi prima del problema ecologico c'è quello tecnologico da affrontare. E in quel caso, diciamo, ho evitato tutto il problema della dissipazione termica e quindi evitato di mettere quei reostati che mi buttavano centinaia di kilowatt di calore sopra le motrici quando andavo a fare la regolazione di velocità del treno. Il chopper ha consentito di fare invece una regolazione non dissipativa della velocità, cioè a dissipare dissipo sempre. Però mentre in un caso io ho potenza in ingresso costante, potenza in uscita regolabile, come la regolo andando a aumentare o diminuire le perdite, quindi è fortemente dissipativo. Nel caso di poter utilizzare strumenti, dispositivi elettronici come i convertitori, mi consente di cambiare proprio la filosofia di regolazione. Potenza in ingresso, potenza in uscita, se ho necessità di regolare questa potenza in uscita e diminuirla, diminuisco la potenza in ingresso. Perché? Andando a partizionare la tensione, diminuisco la potenza elettrica in ingresso, no? E quindi in quel caso ho regolazioni non dissipative. Il che non significa che non dissipo, sto dissipando, ma non sto buttando tutta la quantità di energia, e il differenziale fra la potenza che mi serve e quella che metto dentro non la sto cambiando, ok? Sto andando a modulare potenza in ingresso e potenza in uscita in modo tale da non avere una regolazione dissipativa, ma comunque ci saranno le perdite che ci sono sempre. Allora questo ha consentito di parte risparmiare energia, questo comunque è importante, ma anche rendere più efficienti le motrici, quindi diminuire un po' l'ingombro, aumentare l'efficienza, mi risparmio un po' di peso e volume, posso aumentare la potenza installata. Questo man mano si è evoluto. Poi quando l'elettronica ha pian piano raggiunto dei valori di affidabilità importanti, allora le applicazioni con i convertitori sulla continua sono passate all'alternata. Prima nelle aziende, tornando alle applicazioni industriali, gli asincroni, non so se verranno detto a macchine elettriche, le applicazioni in cui venivano usati gli asincroni, sapete qual erano? Compressori, pompe, le soffianti, tutte applicazioni a velocità costante. Perché io prendo l'asincrono, lo collego alla mia 380 trifase o le applicazioni più grandi, la posso anche fare a media tensione, però lo collego e quindi la velocità a cui si porta a lavorare il motore, a che cosa è vincolata? Alla frequenza di rete, all'ampiezza nominale della tensione, no? Se io metto delle resistenze in serie, che cosa ottengo sul motore asincrono? Ottengo una regolazione di velocità. Voi faccio notare in macchina. Vi ricordate com'è la caratteristica? Non che abbiate fatto l'esame, però almeno seguito. La caratteristica del motore asincrono è una caratteristica di questo genere, va bene? Questa è coppia velocità. Questo punto qui ha una velocità predefinita, ricordate quant'è? È omega su p, omega è la frequenza di rete diviso il numero di coppie polari. Allora, se io vado a inserire resistenze in serie fra l'alimentazione e il mio motore asincrono, io di fatto abbasso, creo una caduta di tensione, abbasso il valore massimo della tensione, ma non cambio la frequenza,
Quindi significa che se questa, ad esempio, è la classica caratteristica di un compressore, no? Sto alimentando un compressore, aumento la resistenza che metto in serie, io creo una caduta di tensione. Quello che si ha è vado ad abbattere questo, ottengo questo sulla caratteristica del motore. Vedete, la velocità in realtà è questa, quindi io la cambio da questo punto a questo punto, ottengo piccolissime variazioni della velocità di un motore asincrono se ci vado a mettere su lo stesso principio che utilizzo per la continua. La caduta della tensione in continua mi comporta effettivamente una variazione sensibile della velocità. Nel caso di un motore asincrono, se ci vado a mettere resistenze, induttanze, ottengo un abbassamento di questa caratteristica, ma non cambiando la pulsazione elettrica, perché non è che sto cambiando la frequenza della sinusoide se ci aggiungo una resistenza. Aumento solo la caduta di tensione. Quindi quello che succede, ottengo una piccola variazione di velocità a fronte di tanta energia che butto sulle resistenze. E infatti sapete che per regolare la velocità di un motore asincrono non basta solo cambiare l'ampiezza, devo cambiare anche la frequenza, e se è possibile in modo tale che il rapporto fra tensione e frequenza rimanga sempre costante. Ricordate per avere il flusso costante, ma questa è un'altra storia. Però capite che c'è un'esigenza per la regolazione di velocità dei motori asincroni, la stessa cosa vale anche per i sincroni, per il brushless, che è quella di dover cambiare per ottenere una regolazione sia la frequenza che l'ampiezza. Va bene? Quindi significa che i metodi dissipativi con questo tipo di motori non funzionano. E per questo, quando non c'era l'elettronica di potenza, che in realtà vedremo mi permette di generare una qualsiasi forma con ampiezza e frequenza che voglio io in uscita, quindi alimentare il motore con la tensione che voglio io, prima non c'era, o c'era ma non aveva delle affidabilità elevate, e quindi si usava il motore a corrente continua con i reostati per le applicazioni a velocità variabili e l'asincrono, che è più robusto, costa meno, per le applicazioni a velocità costante. Quando sto dentro una fabbrica e ci sono cose che si muovono in maniera automatica, lì ci sono dei motori che si muovono, ci sono alcuni azionamenti pneumatici, ma ci sono soprattutto dei motori elettrici. Quindi significa che io ho delle esigenze di creare movimento con dei motori. Prima questo movimento lo creavo con i motori a corrente continua, con tutti i problemi che ci avevo. Oggi una nuova installazione, un robot elettrico, quindi fatto dove sui giunti ci sono motori elettrici, è fatto con brushless, AC brushless, motori sincroni a magneti permanenti. Non trovate nessun altro tipo di motore. Quindi significa che l'elettronica che mi permette di controllare quei motori ormai è consolidata. Faccio l'ultimo esempio e poi torniamo a noi. Sempre sui treni. Io ritorno sui treni perché immagino che la cosa un po' più vicina al momento a voi. Prima, quando si rompeva un treno, fino agli anni 80, nel 99% dei casi, sapete che cos'è? Le spazzole del motore a corrente continua. Perché c'è un collettore, poi lì il treno si pide tutto quello che si può prendere, regimi forzati, manutenzione che spesso si faceva in maniera superficiale. Vedevate un treno in mezzo alla campagna, quasi sicuramente era il motore a corrente continua, e difatti il macchinista, che era un elettrotecnico, sapeva come intervenire. Fermava il treno, abbassava il pantografo, apriva il portellone, smontava le spazzole usurate e ci metteva le spazzole nuove, cioè il sacchettino con le spazzole, e il treno forse ripartiva. Oggi, diciamo non oggi, oggi è anche qualcosa in più. Quando è nato il pendolino? Il pendolino era il primo treno ad alta velocità, fra l'altro l'Italia è stata anche fra le pioniere, un'industria ferroviaria non da poco. Il pendolino, anche negli altri paesi si erano sviluppati progetti analoghi, era il motore che funzionava con motori asincroni. Si chiama pendolino perché aveva un sistema di pendolamento per l'equilibrio del treno stesso. Adesso, se voi ad esempio andate su Freccia Bianca, guardate la differenza che c'è fra un Freccia Bianca e un Freccia Rossa. Il Freccia Argento è quello intermedio.
Se prendete la tratta, io viaggio spesso e me lo so, la tratta verso Genova, La Spezia, molto spesso prendete il Freccia Bianca. Vi viene, se soffrite un po' di stomaco, vi viene un po' di mal di mare. Perché il sistema di stabilità del pendolino è un sistema completamente tipo meccanico. C'è un pendolo dentro, questo pendolo che era libero di muoversi, che faceva? Quando il treno affrontava una curva, ovviamente devo mantenere la stabilità del treno in curva, il pendolo dentro si controbilanciava per mantenere la stabilità del treno a terra. Adesso non c'è più il pendolo dentro meccanico, quello comunque crea delle oscillazioni. Come un pendolo vincolato al centro, quindi vi muovete da una parte, vi girate, quello si gira dall'altra e vi equilibra, no? Meccanicamente il peso. Lasciamo stare questo, giusto per farvi capire che tecnologia c'è. Lì c'erano già dei motori asincroni con degli inverter, è il primo caso di uso massiccio dei motori asincroni, e che si rompeva lì, si rompeva il motore asincrono. I pendolini se ne sono fermati tanti all'inizio, forse più dei motori a corrente continua che guidavate in giro per le campagne. I primi pendolini si fermavano non per problema al motore, il motore asincrono. Asincrono, noi in laboratorio, quelli che ci abbiamo, che abbiamo fatto fare le peggio cose, sollecitate nel peggiore dei modi. Il motore asincrono c'ha un pezzo di ferro nello statore, che è la parte mobile, la parte più delicata. Ci giocate a pallone, se ci riuscite a giocare non si fa nulla. Quindi il motore non si rompeva, era proprio difficile che si rompesse il motore. Si rompeva l'elettronica. E là sono cominciati a arrivare, perché i macchinisti erano elettrotecnici, non erano elettronici. E mettere mano un inverter non erano in grado di farlo. Quindi il treno si fermava e veniva trascinato alla stazione. Poi pian piano c'è stata un'evoluzione maggiore, si sono utilizzati dispositivi IGBT sempre più robusti, quindi la tecnologia della conversione statica di energia si è irrobustita al punto tale che oggi i problemi di natura elettronica di un treno ad alta velocità sono veramente minimali, sono pochi. Cioè, se voi considerate quante sono le tratte, quante sono le corse di un treno, l'avaria che ha un treno ad alta velocità veramente a volte non è neanche imputabile al sistema di trazione, ma al sistema di sicurezza, di monitoraggio e così via. Per cui si è raggiunti oggi una grossissima affidabilità. Eppure i principi, gli schemi che vi farò vedere, se li andiamo a confrontare ai corsi di convertitori elettronici che si facevano, il professor Attenese mi ha fatto il corso di azionamenti elettrici quando ero studente, e ci faceva, stiamo parlando 1992, era la era nati voi penso, no? Un po' vecchio, nel 1999 però ero studente, il professor Attenese era il mio professore, e quello che ci faceva vedere come schemi di inverter, di convertitore, erano esattamente quelli che vi faccio vedere io. La differenza è sull'applicazione, sui dispositivi, che sono completamente diversi da quelli che si usavano prima, che hanno dei gradi di affidabilità, di integrazione completamente diversi da quelli che erano prima. Quindi lo schema di funzionamento di principio è quello, ma è una tecnologia che ha avuto un'evoluzione fortissima e oggi ha un'affidabilità elevatissima. Se pensate, il chopper ha un interruttore, quindi la probabilità che si rompa, il resto sono induttanze, capacità, quello è difficile che si rompa. C'è un interruttore che commuta, l'inverter ha 6 interruttori che commutano. Immaginate che il livello di affidabilità di un inverter sia molto più critico del chopper, perché lì la probabilità che uno di quegli interruttori si rompa, perché se se ne rompe uno mi mette fuori uso tutto l'inverter, è molto più elevata rispetto a quella del singolo chopper. Per questo c'è stata una grossa difficoltà. Ma oggi posso acquistare sul mercato inverter che costano pochissimo, rispetto a tanti anni fa in cui l'affidabilità era anche molto più bassa, per cui adesso una nuova applicazione è impensabile che venga fatta con dei motori a corrente continua, tranne in casi particolari. Vi compro un bel motore asincrono col mio inverter nel caso in cui devo fare un controllo di velocità, oppure il mio bel brushless sincrono col mio inverter, la stessa cosa, cambia il controllo, il convertitore è lo stesso, nel momento in cui devo fare un servo azionamento, cioè dove devo andare a controllare la posizione o la velocità con certe caratteristiche, si usa il brushless. Quando invece devo fare un controllo di velocità,
uso l'asincrono, che costa molto meno rispetto al brushing, ma l'esigenza è quella di avere un convertitore che da un'alimentazione continua o in alternata mi consente di avere in uscita un'alimentazione in alternata regolabile. Ok? Questo è il problema che era nato, che è stato risolto e oggi è stato consolidato con dei dispositivi che ormai hanno una affidabilità altissima. Va bene? Quindi diciamo che oggi si è raggiunto un livello di affidabilità che giustifica del tutto l'applicazione di questo tipo di convertitore e motori nell'ambito ovviamente dell'industria. Poi se parliamo dei sistemi elettrici, gli inverter servono anche per interfacciare reti elettriche, quindi servono anche come filtri attivi, non so se vi hanno fatto ai corsi di sistemi elettrici gli active front-end, vi hanno citato quelli che sono i filtri attivi che si usano per ripulire dalle armoniche la rete, comunque diciamo lo farete forse nella laurea magistrale, ma l'inverter come struttura è una delle strutture più utilizzate in ambito sistemistico e in ambito di applicazioni per l'industria e la mobilità, va bene? Quindi è importante e per questo motivo noi l'affrontiamo in maniera molto dettagliata. Quindi ho lasciato stare tutti gli altri tipi di convertitori, ho fatto quelli DC che vi servono, adesso ci concentriamo esclusivamente sull'inverter. Già qua capite che questo è uno sfondo, ma capite che qualche equazione ce la dovremo mettere in più. E per quale motivo ce la dobbiamo mettere in più? Ve lo accennai l'altra volta. Alla fine il convertitore DC a C, l'inverter, è un qualcosa che si comporta bene o male come un chopper, cioè non è in grado di darmi in uscita una bella sinusoide. Io ho bisogno di una sinusoide con 35 Hz di frequenza e 280 volt di ampiezza e mi caccio una bella sinusoide. Purtroppo non è così. Come per il chopper, sul chopper io lavoro sui valori medi e mi accontento, dico ok, genero un po' di armoniche, faccio un po' di rumore, abbasso la qualità di tipo elettrico verso il carico, ma ho qualcosa di fattibile. Ok, quindi col chopper, un dispositivo che veramente costa poco, riesco a gestire questa trasformazione della tensione e della corrente, avere una regolabilità in uscita. Sull'inverter è la stessa cosa. Non genero sinusoidi, sinusoidi scordatevi delle genere. Genero dei segnali, tipo quelle del chopper, che però ora sono orientati a un'applicazione in cui ho bisogno di avere forme d'onda di tipo alternativo. Va bene? Quindi questo è quello a cui miro, avere delle belle sinusoidi controllabili in ampiezza e in frequenza è quello a cui miro. Quello che poi realmente otterrò sarà tutt'altro, però come per i chopper, che vedo tutte cose affettate, ma il valore medio è quello a cui poi miro per il controllo, ma poi c'ho tutta una serie di armoniche che mi creano delle limpo, mi sarà la stessa cosa. Dov'è la maggiore difficoltà? La maggiore difficoltà sta nel fatto che qua non posso parlare di valori medi. Non posso parlare di valori medi perché quando parlo di grandezze di tipo alternativo, proprio per definizione, sono grandezze che hanno valore medio nullo. E non sia mai mettere dentro un trasformatore, dentro una rete che funziona in alternata, dentro un motore elettrico, dentro un asincrono, una grandezza continua. Sapete che tutti i problemi di tipo elettromagnetico che poi ne derivano sono devastanti, vanno in saturazione tutti i circuiti elettromagnetici e quindi porto in saturazione la parte magnetica e le correnti schizzano. Non posso andare ad alimentare con grandezza in continua quello che è un utilizzatore fatto per lavorare in alternato. Per cui ho grandezze di tipo alternato, valori positivi e negativi rispetto a un valore medio nullo, quindi non posso parlare di valori medi nulli, anzi il valore medio nullo lo devo valutare e deve essere sempre zero, perché sennò significa che sto iniettando delle componenti in continua. Allora il riferimento è questo, che mi devo inventare? Là c'avevo il valore medio, qua perché il mio target era una tensione continua, qua il mio target è una sinusoide e quindi se c'ho qualcosa che
è di tipo alternativo ma non è una sinusoide, devo da lì cercare di ricavare le informazioni su quelle che sono le grandezze utili per il mio caso. Ci arriviamo per gradi. Sono cose che già sapete, io adesso vi faccio semplicemente una panoramica di quelle che sono le cose che dovete andare a ripassare per i fini del corso. Bene, io potrei già partire direttamente con lo schema dell'inverter, perché so che voi sviluppi in serie di Fourier li avete fatti, potenza attiva, reattiva, istantanea, eccetera, apparente, chi più ne ha più metta la sappiate bene, sappiate come si calcola l'una, come si calcola l'altra. Lo so, ho fiducia in voi, ma facciamo un piccolo richiamo semplicemente per farvi ricordare. Allora, banale, ho grandezze di tipo alternativo, sicuramente due parametri a cui faccio riferimento, il periodo cosa rappresenta? L'intervallo di tempo all'interno del quale la grandezza ha la sua evoluzione e poi si ripete esattamente allo stesso modo per tutti i periodi, va bene? Quindi il periodo di riferimento e la frequenza che è l'inverso vi rappresenta uno dei parametri caratteristici delle forme d'onda alternative. Il periodo è importante perché rispetto al periodo, se io caratterizzo una forma d'onda all'interno del suo periodo, l'ho caratterizzata per tutto l'intervallo, va bene? Il valore medio. Non diamo per scontato che le grandezze di tipo alternativo siano a valore medio nullo. Posso avere grandezze variabili a valore medio non nullo, ok? Quindi io vado a definire il valore medio di una grandezza variabile applicando la definizione di valore medio. Inverso del periodo, dell'integrale da un t0 a un t0 più t, che è il periodo, della grandezza x di t in dt. Questo è il valore medio. Anche importante, questo è quello che mi caratterizzava praticamente poi un chopper. Qui non mi caratterizzerà il funzionamento di un inverter, ma è un valore di cui devo tener conto perché questo lo devo abbattere, devo fare in modo che non ci sia. Se ho generato, perché considerate, nel momento in cui io mi stacco dalla rete, genero io qualcosa con un convertitore, se sbaglio devo generare una forma d'onda di tipo alternativo e ci vado a mettere una componente continua perché ho fatto un errore, basta un errore di controllo e io genero una cosa del genere, io frego il carico, comunque creo problemi di funzionamento. Per cui il valore medio, che si calcola in questo modo, è quel valore che mi scosta dalla periodicità valore medio nullo di quella grandezza. Quindi significa che se la grandezza ha valore medio diversa da zero, se io sposto l'asse del tempo su quel valore medio, ottengo una grandezza valore medio nullo. Va bene? È una banalità, in realtà ha un suo senso, lo vedremo dopo. Comunque questo valore medio della grandezza di tipo alternativo lo calcolo in questo modo. E il mio obiettivo è che sia uguale a zero. Quindi poiché la genero io, la forma d'onda, la tensione, io partirò, vedrete, da una batteria, realizzerò una forma d'onda di tipo alternativo, la devo fare in modo tale che questo x con m sia uguale a zero. Vabbè, questo lo possiamo saltare. Valore efficace. Che cos'è il valore efficace di una grandezza? Lasciamo stare che cos'è, lo so che la notazione matematica è questa, ma praticamente perché vado a definire il valore efficace di una grandezza alternativa? Anche di una grandezza sinusoidale. Immaginiamo di avere un mondo perfetto, dove ho tutte belle sinusoidi pulite, perché devo definire un valore efficace? Devo complicare la vita a definire, a introdurre un operatore che è il valore efficace. Ha una risultante reale, pratica, che tocco con mano, campo elettrico, tocchiamoli con i guanti, però c'ha un significato fisico il valore efficace. Perché si definisce valore efficace? Perché è importante, non per scrivere numeri ed equazioni, è importante perché mi dà, ha un significato fisico reale, diretto. Cos'è il valore efficace? Dove lo vedete il valore efficace? Dobbiamo spegnere la telecamera per farlo dire o tanto lo sentiamo solo noi? Quindi, non vi preoccupate, parlate. Non vi
ti preoccupare di dire cose inesatte, di avere il timore di dire cose inesatte. Ad esempio, quando sto facendo la trattazione di un'applicazione in alternata, un circuito in alternata, definire il valore efficace cosa vi consente di andare direttamente a misurare, a misurare, monitorare? Allora, se ho un circuito, una rete, facciamo una rete elettrica, spostiamoci dalle applicazioni che abbiamo visto fino adesso. Ho una rete elettrica, un punto di partenza, un punto di arrivo, trasferimento di energia. Se questa rete è in continua, voi sapete che se voglio valutare l'efficienza di questa rete elettrica e voglio andare a capire quali sono le perdite attive, che devo andare a misurare o a calcolare? C'è un conduttore, un cavo, partenza, arrivo, trasferisco dell'energia, si perde dell'energia, sotto che forma si perde questa energia? Come? Calore. Calore fisicamente per effetto Joule. Se I è la corrente che passa in quel conduttore, stiamo tornando un po' troppo alle origini, speriamo di non tornare agli elettroni. Se I è la corrente che passa in quel conduttore, quant'è la potenza attiva che io sto buttando per trasferire quell'energia da una parte all'altra? Considerando la resistività e la resistenza di quel conduttore, le perdite per effetto Joule sono R uguale. Okay? Quindi sto in continua, I è la corrente, là ci passa una bella corrente, io misuro sta corrente e ci dico questa è la corrente che moltiplicato per fatto il quadrato e moltiplicato per R mi dice quanta potenza sto dissipando per effetto Joule, quanto calore sto generando. E se là ci va un'alternata, sicuramente non posso parlare di valore medio della corrente perché è una grandezza che mi fa così. Ma se ho una grandezza che più o meno, come faccio a dire questa è la potenza che si disperde per effetto Joule? A quanto è uguale la potenza dispersa per effetto Joule se lì ci sta una corrente sinusoidale? C'ha una forma che è la stessa, R uguale. Ma con l'equadro qual è? Che cos'è? Non può essere valore medio. Quella è una grandezza che varia nel tempo. È valore efficace. Quindi già capite la relazione che c'è fra l'evento fisico, potenza, in quel caso potenza per effetto Joule, e definizione. Allora, se lì dentro ci passa una corrente continua, la potenza, in quel caso è R uguale, la potenza dispersa. Se ho una grandezza in alternata, mi definisco una grandezza equivalente della continua. Cioè R quadro, dire calcolare il valore efficace della corrente di tipo alternativo, mi consente di rappresentare la potenza allo stesso modo in cui la rappresento nel caso di grandezza in continua. Quindi I efficace è una corrente equivalente continua che circolando in quel conduttore mi crea lo stesso effetto termico. Non l'avete mai vista così? Che pensavate fosse il valore efficace di una corrente? Alla fine è questo, cioè ho sempre una relazione con un evento fisico, una grandezza fisica. In questo caso il valore efficace mi permette di definire le potenze in maniera semplice. Come le definisco per la continua? Per me la continua potenza elettrica, V per I, finito tutto. In alternata, non è che posso mettere i valori medi, dovrò cercare delle relazioni analoghe e la definizione del valore efficace mi consente di avere gli equivalenti, okay, nel campo dell'alternata per usare le notazioni che ho nella continua. Quindi I efficace come una corrente continua, quindi l'effetto termico che mi genera una corrente che ha una certa ampiezza, una certa frequenza,
L'effetto termico che mi crea su quel conduttore è equivalente all'effetto termico che mi crea una corrente continua che ha un valore pari al valore di efficacia di quella grandezza. Va bene? E questo per la potenza, per effetto Joule, per la potenza attiva, per tutte le potenze. Il valore efficace alla fine mi consente di avere una rappresentazione più semplice poi di quelle che sono le grandezze di, soprattutto di potenza, ma anche di energia che ho nei circuiti in alternata, anche nell'energia. L'energia immagazzinata dell'induttanza, quant'è? Un mezzo L di quadro, è quelli che è valore efficace. Quindi capite benissimo che è un qualcosa equivalente che mi consente di scrivere delle equazioni che siano equazioni più semplici, più dirette. Io potrei anche portarmi appresso le grandezze in alternata, l'integrale, eccetera. In quel caso mi definisco dei riferimenti, delle relazioni di tipo matematico che mi consentono poi di semplificare le mie trattazioni, ma che hanno un significato fisico. Ripeto, il valore efficace è legato alla potenza attiva che si sviluppa, ad esempio per effetto Joule in un conduttore, ma in generale la potenza attiva che viene trasferita fra una sorgente e un utilizzatore. Rivedetelo bene questo fatto, perché poi ve lo ripeterò fino alla fine, fino alla nausea. La differenza tra un bravo ingegnere e un ingegnere, è proprio il fatto di poter entrare nella specificità delle cose, di capire in fondo quelli che sono i legami fra gli eventi fisici e i modelli matematici. Però per capire questo dovete anche andare al di là di quella che è la semplice rappresentazione analitica delle equazioni. Questa qua non è che serve a qualcosa se associate a quella equazione il modello fisico, l'evento fisico reale. Se no poi le equazioni vi passano tutte dalla mente, resettate tutto. Allora, quindi valore efficace ha questa definizione, questa la conoscete abbastanza bene, quindi questa grandezza è una delle grandezze che mi consentirà poi di caratterizzare tutta una serie di eventi fisici e di grandezze nel caso del campo elettrico. Se andiamo a fare, vedete, un equivalente di tipo geometrico, ho questa grandezza, è una grandezza periodica, ok? Una grandezza periodica, quindi posso applicare, perché il valore efficace si può applicare a tutte le grandezze periodiche. Cominciamoci a abituare al fatto che non ho sempre a che fare con sinusoidi, va bene? Io posso avere a che fare con qualsiasi forma di tensione e corrente distorte. Quindi, se ad esempio è questa la forma d'onda che ho, che può essere una reale, che ho a che fare, con cui ho a che fare, ad esempio se vado in saturazione su un trasformatore, eccetera. Ne faccio il quadrato per questa rossa e del quadrato ne faccio il valore medio. Questo valore medio è appunto il quadrato del valore efficace. Questo per darvi il significato geometrico di valore efficace. Ma partite dal significato fisico. Quando lo applico, valore efficace delle grandezze, tensione e corrente, cosa mi permettono di rappresentare? E qua arriva il bello, perché qual è l'equivalente del valore medio nel campo delle forme d'onda di tipo alternativo? Lo sviluppo in serie di Fourier. Cioè, quando ho la necessità, come nel caso della continua, il valore medio è quello che mi permette di dire ok, io ho un'alimentazione che è tutta tagliuzzata, l'effetto che ho sul carico, l'effetto del valore medio più tutta un'altra serie di disturbi, va bene? Che dipendono poi da come l'ho affettato, dalla frequenza. Vi ricordate, la corrente, più era alta la frequenza con cui andava a tagliare la forma d'onda, più la corrente, se la frequenza era bassa, cioè avevo un ripple elevato, se la frequenza era molto alta e il ripple lo contenevo, riuscivo quasi ad avere una corrente continua. E qui ho lo stesso problema. In quel caso lavoravo sulla frequenza e sul valore medio. In questo caso ho grandezze di tipo sinusoidale. Se il mio obiettivo è la sinusoide con cui vado ad alimentare un motore,
Qual è il legame fra la sinusoide e una forma d'onda periodica che può avere qualsiasi forma? Lo sviluppo in serie di Fourier. Che cos'è lo sviluppo in serie di Fourier? Lo sviluppo in serie di Fourier vi permette di rappresentare una sommatoria di sinusoidi a diversa frequenza, frequenza via via crescente, una qualsiasi forma d'onda periodica. Passando le equazioni, ad esempio, l'onda quadra, ok? L'onda quadra è una forma d'onda di tipo alternativo e adesso può essere associata una sinusoide, che è questa, no? Questa rossa, ma vedete che c'è una bella differenza tra l'onda quadra e la sinusoide, quindi se io dico per me quest'onda quadra è equivalente a questa sinusoide, sto facendo, quindi sto approssimando quell'onda quadra a una sinusoide che ha la stessa frequenza e ha un'ampiezza, vedete, che bene o male mi permette di arrivare al valore massimo dell'onda quadra, ok, è una rappresentazione di quest'onda quadra, ma mi scosto molto, quindi associare a quell'onda quadra una sinusoide, in realtà faccio un errore abbastanza rilevante. Se invece di una sinusoide ce ne vado a mettere di più, quindi faccio lo sviluppo in serie di quella forma d'onda e anziché prendere solo la prima sinusoide, che è la fondamentale, ne prendo un po' di più. Più prendo, quindi se aggiungo anche la terza armonica, riesco ad avvicinarmi di più all'onda quadra originale. Quindi posso dire, anziché parlare di onda quadra, che l'onda quadra è complicata da gestire, parlo di una prima armonica e di una terza armonica, poi ritorniamo alle equazioni e vediamo perché non c'è la seconda armonica. Però vedete, man mano che io aumento le sinusoidi che ci vado a sommare a quella iniziale, mi avvicino sempre di più all'onda quadra originale. Quindi lo sviluppo in serie non è nient'altro che una rappresentazione attraverso le sinusoidi di una qualsiasi forma d'onda di tipo alternativo. Va bene? In teoria, per raggiungere esattamente l'onda quadra, io dovrei sommare infinite armoniche che hanno frequenze via via diverse. Da qui capite che il mio obiettivo quale sarà? La fondamentale, la prima armonica. La prima armonica è l'equivalente del valore medio che ci avevo nel caso del chopper. Il resto è purtroppo roba che mi devo portare appresso, ma che mi crea problemi. Sono quel ripple di corrente che io avevo sul chopper, che mi crea fastidio, rumore, che mi genera perdite, che mi genera vibrazione all'interno di un motore a corrente continua. Queste è la stessa cosa. La fondamentale, la prima armonica, è quella utile, che ad esempio mi permette di far girare il motore, mi permette di trasferire la potenza. Il resto è qualità che via via viene a deteriorarsi, maggiore il contributo armonico che ho per quella forma d'onda. Quindi significa anche in quel caso perdite addizionali, rumore, vibrazioni. Quindi sono cose che io comunque trasferisco al carico, perché sul carico non riesco a generare una perfetta sinusoide. Quindi me le devo tenere e devo cercare di limitarle quanto più possibile. Nel caso del chopper, vi ricordate come limitavo quel ripple? Aumentando la frequenza di commutazione, oppure mettendo una bella induttanza che mi spianava la corrente. Quello è un filtro. Ci pensate, l'induttanza è un filtro. È come se io andassi a filtrare quella corrente. Qui la cosa è più complessa, perché non ho, ripeto, a che fare con un valore medio, ho a che fare con delle sinusoidi. Quindi sarà importante, per tutte le trattazioni che faremo, nel momento in cui realizzo il dispositivo, lo devo andare a controllare. Il mio obiettivo è avere in uscita una sinusoide a una certa ampiezza, una certa frequenza. Io mi porterò appresso tutte le armoniche che mi deriveranno e dovrò andare a caratterizzare quel convertitore con quel controllo in funzione delle armoniche, oltre che della effettiva sinusoide che mi gira, anche di tutte le armoniche che mi trascino appresso. Quindi devo fare una valutazione dal punto di vista qualitativo della conversione che io sto realizzando. E tutto passa per lo sviluppo in serie di Fourier. Lo sviluppo in serie di Fourier, vedete che si applica a qualsiasi forma periodica, in generale è dato da questo, che devo fare in modo che sia uguale a zero, questo è il valore medio. Va bene? Quindi nel momento in cui io sto generando una forma d'onda di tipo periodico alternativo, devo fare in modo che questo sia nullo, che il termine, il componente
valore medio, cioè devo fare in modo che le aree positive e le aree negative siano perfettamente uguali, altrimenti sto iniettando una componente continua, qualsiasi cosa ci metto, sto comunque mettendo una componente continua che mi crea problemi soprattutto di saturazione. E poi è fatto da questi altri termini che vedete arrivano infinito, perché l'approssimazione reale attraverso delle sinusoidi di una forma d'onda qualsiasi, soprattutto l'onda quadra, che è quella più ricca di componenti armoniche, comporta il fatto che io vado a sommare alla fine un certo un numero infinito di armoniche. È ovvio che arrivato a un certo ordine il contributo sarà minimale, avete visto quando vi ho fatto vedere quel grafico, man mano che si sale di armonica il contributo a riportare la somma di tutte quelle armoniche sul valore originale è sempre più piccolo, quindi ci sarà oltre un valore, non ne tengo proprio conto, però in termini analitici le due forme d'onda, quindi quella originale e quella ottenuta come somma di sinusoidi a diversa ampiezza, a diversa frequenza, sono uguali solo se quello sviluppo in serie si porta presso gli infiniti ordini di frequenza delle armoniche. Bene? Vabbè, questi sono i due termini, questo è il termine A con K, questo è il termine B con K, lavorano tutte sull'integrale del periodo, ovviamente se sono periodiche io il periodo non è detto che devo partire da zero, il periodo è rispettato anche se io parto da più avanti, quindi da un tempo T0 al tempo T la funzione continua a essere periodica, se ha una sua ripetitività all'interno di un tempo T, questa ripetitività è la stessa anche se io considero t0 più un certo tempo, quindi diciamo l'integrale deve essere fatto su un periodo, su qualsiasi periodo, l'importante è che sia il periodo dove la grandezza si replica nel tempo. E quindi vado a definire il termine A con K e il termine B con K andandolo a mettere qua dentro ciò lo sviluppo in serie di Fourier, va bene? Che è una cosa ben più complessa rispetto al valore medio. Il valore medio è un semplice integrale, qui è un po' più complicato. Posso utilizzare anche la forma nel dominio di Gauss, parte reale, parte immaginaria, questa è semplicemente una rappresentazione. Quando faccio lo sviluppo in serie di Fourier, la armonica di ordine 1 che si chiama la fondamentale, la prima armonica, è appunto quella che a me serve per il trasferimento reale di potenza. Quindi io vado a caratterizzare in termini funzionali il mio convertitore sulla base della prima armonica della fondamentale, quella di ordine 1, va bene? Tutte le altre sono termini che incidono sulla qualità, ma non sul funzionamento poi del mio utilizzatore, del mio carico, e però le devo tenere comunque pronte. Quindi la prima è la fondamentale, la prima armonica. Il resto sono tutte armoniche che servono ad avvicinarmi a quella che è la forma d'onda reale che io genero, però di fatto non mi danno un contributo reale al funzionamento. Cominciamo a vedere, prima di entrare negli schemi, eccetera, cominciamo a vedere qualche spettro armonico, questo è misurato con degli oscilloscopi, per farvi cominciare già a capire qual è la direzione che devo prendere in termini qualitativi. Allora, se io ho un motore asincrono che deve essere alimentato a 30 Hz con una certa ampiezza, il mio obiettivo è questo. Quindi io farò un convertitore che mi genera una fondamentale che ha 30 Hz a quell'ampiezza più un'altra serie di armoniche. Allora, le armoniche in realtà vedremo, io ho dei gradi di libertà su come andarle a piazzare, quelli ci sono, però ho la possibilità di ad esempio andarle a spostare un po' più verso la fondamentale o a più alte frequenze. Allora, a vostro avviso, vedete qui ho diversi spettri in funzione qua del tipo di applicazione. Se io ho un certo contenuto armonico, quindi ho la fondamentale e sto gruppo di armoniche, è bene che queste armoniche stiano vicino alla fondamentale con la stessa ampiezza. Immaginate, se io ho la possibilità di shiftare queste armoniche, le posso mettere vicino alla fondamentale o le posso spostare con la stessa ampiezza
a frequenze più elevate, quindi più lontana dalla fondamentale. Dove è meglio che stia? Vicino alla fondamentale o lontano dalla fondamentale? E perché? È giusto, però qual è il motivo che poi fa di un convertitore, di un controllo migliore o peggiore in funzione della posizione? Perché se riesco a posizionare le armoniche lontano dalla fondamentale riesco ad avere qualitativamente una conversione migliore rispetto al caso di armoniche posizionate vicino alla fondamentale? Vi ricordate, quando abbiamo fatto la conversione in continua, abbiamo detto che a fronte di una tensione variabile a gradino, la corrente in realtà ha andamenti che non sono a gradino. Per quale motivo? O meglio, se il mio carico è una resistenza, ho esattamente come corrente la replica della tensione, non si scala. Se ho un'induttanza, un carico ohmico induttivo, la corrente, abbiamo svolto l'equazione differenziale, abbiamo visto tutto, abbiamo visto che la corrente, se ho una tensione che fa così, la corrente fa così, addirittura io la posso spianare molto questa corrente. E perché a fronte di una tensione che ha un andamento di questo genere, cioè una corrente che è quasi costante? Perché? Perché c'è l'effetto di filtraggio del carico ohmico induttivo. Un carico ohmico induttivo si comporta come un filtro, ok? Un filtro passa a basso, quindi significa che mi fa passare le armoniche basse e mi taglia quelle alte, proprio per la natura del carico. Allora significa che se io realizzo una conversione in cui queste armoniche stanno vicino alla fondamentale, il mio carico ohmico induttivo, che è un filtro, in realtà non mi filtra nulla, quindi tutta la distorsione che ho sulla tensione me la ritrovo sulla corrente. Se invece le armoniche della tensione le sposto a frequenze lontane dalla fondamentale, insieme alla capacità del carico di tagliare le armoniche alte, l'effetto che ho è come se non avessi una modulazione, non avessi quelle armoniche. L'effetto è tagliato proprio dalla natura del carico, che si comporta come un vero e proprio filtro. Quindi il nostro obiettivo, poi lo vedremo analiticamente, lo vedremo in tutte le sue forme, però capite bene che il nostro obiettivo è quello di evitare una situazione del genere dove ci sono armoniche derivanti da uno sviluppo in serie, armoniche vicino alla fondamentale. Se io questa forma d'onda la utilizzo per alimentare un motore, sapete che succede? Che il motore, ad esempio, questa sta a 50 Hz, il motore lo vedo girare a 50 Hz pressoché meccanici, se è una coppia polare, ad esempio, ma sentirò delle fortissime vibrazioni, perché queste armoniche, che sono a multipli della frequenza di 50 Hz, a 250 Hz e così via, l'armonica a 250 Hz che fa? Mi crea un'oscillazione a un valore pari a 5 volte quella di rotazione del motore, quelle sono vibrazioni. E se questa ampiezza è molto grande, significa che l'entità di quella vibrazione, quindi il motore vibra e gira, l'entità di quella vibrazione è sempre più alta, il motore si rompe. Perché quelle coppie alla fine diventano in parte concordi, in parte antagoniste alla coppia principale, mi creano delle sollecitazioni meccaniche che nella migliore delle ipotesi mi generano un rumore anche assordante, nella peggiore delle ipotesi mi creano delle sollecitazioni meccaniche vere e proprie che mi distruggono i cuscinetti, gli agganci meccanici del motore e così via, e così anche per la trasmissione della potenza. Quindi un funzionamento di questo tipo è da evitare. Un funzionamento di questo tipo può andare bene, perché vedete c'è una componente vicino alla fondamentale che esiste, però è più piccola, quindi rispetto a questo creo un minore impatto dal punto di vista delle armoniche sulla fondamentale. Qui però c'è un'altra cosa, guardate,
questa è presa proprio da un motore asincrono. C'è quest'altra componente che ha bassissima frequenza. Questa è stata registrata in realtà perché c'era un problema meccanico sul cuscinetto che mi creava una sorta di eccentrico sul cuscinetto, mi creava quasi una componente a bassa frequenza, quindi era la meccanica che mi distorceva proprio la parte elettrica e quindi mi creavo questa componente a bassissima frequenza. Allora, diciamo, togliendo questo, un comportamento che vede la fondamentale è una piccola armonica, diciamo, non un insieme di armoniche, ma un'unica armonica posizionata anche in prossimità, comunque accettabile. Se riesco a spostare tutte queste in avanti, è ancora meglio. Cioè, più le riesco a spostare in avanti, più sentirò qualitativamente migliore la trasformazione dell'energia e quindi un'alimentazione più simile a quella che ho alimentando direttamente il motore con l'alimentazione trifase o monofase. La differenza la vedete poi, se abbiamo il tempo, questo sicuramente quando farete i corsi di azionamento lo vedrete, ma si percepisce in maniera molto reale nel momento in cui prendete un motore asincrono, lo collegate direttamente alla trifase, non sentite vibrazioni, rumore, perché in realtà lì si genera solo la coppia che è quella che serve a girare il motore. Se prendete un inverter e ci alimentate il motore alla stessa velocità a cui dovrebbe andare collegandolo direttamente all'alimentazione, sentite tutta una serie di rumori che nell'altro caso non ci sono, proprio perché sto generando comunque una forma d'onda distorta e mi sto portando la fondamentale, che è quella che fa girare il motore, ma tutte quelle armoniche che alla fine mi creano queste vibrazioni, questo rumore, quindi queste perdite addizionali che nel caso di alimentazione diretta non avrei. Allora, gli ultimi minuti, passando velocemente sulla... Voi avete visto quando avete fatto lo sviluppo in serie di Fourier, e questo è importante per noi, cercare di semplificare quanto più possibile. Se si riescono a sfruttare delle simmetrie della forma d'onda, si riesce anche a semplificare lo sviluppo in serie di Fourier. In particolare, ad esempio, quando ho funzioni pari, quindi simmetriche rispetto a quest'asse, tutti i termini BK dello sviluppo in serie sono nulli. Oppure, se ho una funzione dispari, tutti i termini A con K sono nulli. E questo è già importante, cioè capire una forma d'onda. Se riesco a trovare una simmetria di questa forma d'onda, lo sviluppo in serie viene molto più semplice. A maggior ragione, questo è sulla semionda, a maggior ragione se ho una simmetria sul quarto pari o sul quarto dispari, addirittura ho una semplificazione ancora maggiore. Perché, ad esempio, se ho una simmetria sul quarto pari, tutti i termini con indice pari sono nulli. Quindi la seconda, la quarta, la sesta e così via, armonica, sono nulli. Sono nulli tutti i termini in BK e ci sono solo i termini dispari dell'A con K, del coefficiente A con K. Quindi, vedete, è analogamente il contrario se avviene, diciamo, nel caso in cui ho la simmetria rispetto al quarto dispari, quindi rispetto all'origine. Questo è importante perché quando farò un inverter e comincio a fare il controllo di questo inverter, esce fuori una forma d'onda per la quale devo fare lo sviluppo in serie, poiché lo devo fare lo sviluppo in serie per capire se ho fatto bene, qual è il grado di controllo che ho su quella forma d'onda, quindi dovrò sviluppare in serie quello che esce fuori da un convertitore. Se riesco a semplificarmi i termini, mi facilito la vita. Questo è uno degli obiettivi principali. Cercare di semplificare quanto più possibile i modelli. Quindi se le forme d'onda hanno delle simmetrie, le sfruttiamo per semplificare il modello. Va bene? E infatti noi ci troveremo spesso a che fare con forme d'onda simmetriche sul quarto pari e sul quarto dispari. Quindi questo ci consentirà comunque di avere delle grosse semplificazioni. L'ultima cosa, poi riprendiamo la prossima volta su questo, è sulla potenza. Allora, anche qui, quando ho grandezza in continua, la potenza è una cosa banale, prodotto tensione corrente. Quando invece ho grandezza in alternata, cioè ho due grandezze, ad esempio anche due sinusoidi, tensione e corrente. Se alimento un carico ohmico induttivo,
come saranno sfasate queste tensioni correnti? Saranno in fase fra di loro o saranno sfasate? Spero che siate timidi, perché insomma, questi sono i principi dell'elettrotecnica che dovete sapere. C'è uno sfasamento in ritardo della corrente rispetto alla tensione. Allora, cosa significa in questo caso definire una potenza? Se ho grandezze di tipo alternativo, che potenza vado a definire? Non ho il caso come nelle grandezze in continua, per me la potenza è 1, prodotto, tensione, corrente. Ma se invece vado a considerare due grandezze in alternata, prodotto, tensione e corrente, non è un numero che esce, ma è una funzione. E quindi a cosa associo il concetto di potenza nel caso di grandezze in alternata? Lo ricordate? Allora, io sicuramente posso definire una potenza istantanea. Alla stregua di come definisco la potenza in continua, definisco una potenza istantanea che è il prodotto V per I. Però questa potenza è una cosa che varia, che oscilla, non è un numero come sono abituato per la continua, cioè ho i miei bei kilowatt, e quindi quei kilowatt o watt mi definiscono la potenza elettrica in continua. In alternata non è che posso dire sì, 5, 7, 8, 10, 15, 20, non ha senso definire una grandezza, una potenza che ha una variabilità, perché nel caso di grandezza in alternata è questo che c'ho. Ad esempio, questa è una tensione, questa è una corrente, il prodotto non è un valore costante. E allora a cosa associo, a quale concetto? Poi vedremo anche qui un significato fisico. Associo l'equivalente della potenza in continuo. Anche qui, come per l'effetto Joule, ricordate, io faccio il valore efficace è l'equivalente. Qual è l'equivalente nel caso della potenza? La potenza in continua e la potenza in alternato, cioè quell'indice che mi stabilisce cosa sto trasferendo dall'alimentazione al carico. Lo ricordate? Partendo da questo, dal valore istantaneo del prodotto V per I, che sono due sinusoidi sfasate nel tempo, adesso stiamo ancora parlando di sinusoidi, poi dovremo parlare di grandezze distorte, perché non saranno sinusoidi. Però per capire, partendo da questi due valori, quindi ricavando in quel caso la potenza istantanea, che sta una cosa che varia nel tempo, a cosa associo l'equivalente della potenza della continua? La potenza attiva, qual è nel caso di grandezza in alternata? Come si calcola? Cos'è? È il valore medio della potenza istantanea. Allora, direi, fermiamoci qui. Vi faccio una preghiera. Andatevi a rivedere un po' i concetti di potenza attiva, potenza reattiva, energia attiva, energia reattiva, potenza apparente. Sono cose importanti che un ingegnere elettrico, anche triennale, deve sapere come la PC. Non sapere, poi ripeto, a parte poi la trattazione, la formula, noi prima della formula dobbiamo capire il principio fisico, cosa c'è di reale lì dietro, e poi ci mettiamo tutte le formule che volete. Però se non riusciamo ad associare la formula alla fisicità della grandezza, è inutile, cioè sapere a memoria le formule non serve a nulla. Allora, andatevi a rivedere l'elettrotecnica, potenza attiva, reattiva, apparente, energia reattiva, apparente, complessa e quello che sia, perché per noi sarà importante proprio per la definizione del funzionamento di tutte le grandezze in alternata. Questo, guardate, non riguarda solo convertitori elettronici, riguarda tutti, riguarda macchine elettriche, riguarda impianti elettrici. E
soprattutto rivedetele, perché io la prossima volta sono disposto anche a spiegarvi che cos'è la potenza attiva, reattiva, forse da un punto di vista un po' più pratico, però non mi fate ripetere tutta la teoria, rivedetelo, noi lo rivedremo in maniera ovviamente come riassunto, però insomma è una cosa che poi dovremmo fare. Ok, allora noi ci vediamo a questo punto, domani fate la simulazione, dopodomani laboratorio, settimana prossima dopo ponte laboratorio, la settimana successiva è il 25 aprile, quindi credo che comunque o il martedì 25, beh comunque penso che in una delle giornate di esercitazione dobbiamo comunque fare teoria, che sennò poi rimaniamo troppo sfasati rispetto alla parte pratica. Va bene?